Benvenuti a questo incontro che ha per titolo La galassia dell'affettività, come mendicanti alla ricerca dell'unico tesoro. Stiamo parlando di qualcosa che tocca la vita, l'esperienza, i sogni, le speranze di ciascuno di noi. Non stiamo parlando di cose da nuvole, ma di cose molto concrete e sperimentabili da parte di ciascuno. Abbiamo l'onore oggi di sentire questa prospettiva affettiva da ben 5 tradizioni spirituali diverse che si alterneranno qui a raccontarci le loro radici, il loro pensiero, a portarci un apporto sempre arricchente dal quale potremo crescere molto. Ciascuno di noi potrà trarre grande profitto da questa conoscenza della giornata di oggi, che è molto variegata e culminerà come sempre con una tavola rotonda questa sera alle 6:30, dove i 5 esponenti che si saranno alternati verranno messi a confronto, risponderanno alle domande del pubblico, interagiranno e cercheremo quindi di scavare ancora di più per capire meglio, per conoscere e per crescere. Domani avremo una parte più relativa alla sociologia, alla filosofia e quindi insomma cercheremo di concludere il programma di un corso che sarebbe stato ancora più ricco nelle mie idee. Sapete, i giorni sono 3, è mancato quest'anno la prima giornata, il dialogo fra i saperi. Ho avuto grande difficoltà a trovare colleghi accademici disposti a venire a dare un contributo, però insomma recupereremo prossimamente. Grazie a tutti di essere venuti, anche da chi viene da molto lontano. Abbiamo gente qui dalla Puglia, da Genova, dall'Emilia Romagna, insomma siamo veramente cosmopoliti. E abbiamo anche l'onore di avere fra di noi il sindaco Federico Vittori, che è stato recentemente rieletto, che dà il benvenuto a tutti i nostri relatori, a tutti i partecipanti, e quindi con il suo saluto adesso avviamo i lavori del nostro convegno. Grazie a tutti per la presenza.